cari amici di Radio Eraclea, vi comunicalo e vi voglio dirla quando voglio, qui danno l'opportunità di dire la nostra, allora io dico che è una vita che i politici ci mandavano a fanculo, adesso siamo noi a mandarli a fanculo, quindi politici, vaffanculo! Ciao. Si sente rappresentata, la fai parlare, fai dibattito. Un giorno di partecipazione e di informazione che si sta svolgendo contemporaneamente in tutte le piazze d'Italia e che serve ad appoggiare un disegno di legge di iniziativa popolare proposto da Beppe Grillo, che prevede tre punti: no ai parlamentari condannati in Parlamento in terzo grado, quindi condannati in terzo grado fuori dal Parlamento immediatamente, primo e secondo grado gli diamo il beneficio del dubbio, quindi temporaneamente ineleggibili, se poi saranno innocenti in terzo grado potranno fare parlamentari. Secondo punto, massimo due legislature per ciascun parlamentare con effetto retroattivo, dunque la politica non deve essere un lavoro, una professione, ma dovrebbe essere un temporaneo prestarsi alla comunità per il bene appunto della collettività in generale. E attualmente non è così perché ci sono persone che sono in politica da non so quanti decenni. Terzo punto, ripristinare il principio dell'elezione diretta che è stato cancellato con l'ultima legge elettorale, cioè oltre a votare Prodi o Berlusconi dobbiamo essere in grado anche di votare un candidato, cioè qualcuno che ci rappresenti in Parlamento. Quindi questi sono i tre punti che appoggiamo firmando il disegno di legge di iniziativa popolare che stiamo appoggiando in questo momento col B-Day. Come è stata la partecipazione qui a Palermo? Noi è 3 ore che raccogliamo firme senza fermarci, comprese le 1000 che già avevamo raccolto i giorni precedenti nell'iniziativa aspettando il B-Day, diciamo che però siamo abbastanza soddisfatti. Scusate, perché oggi al B-Day? Partecipiamo in quanto siamo convinti che sia un movimento trasversale, non ha nessun partito che lo appoggia e l'idea era quella effettivamente che possa esserci un futuro, che il popolo possa partecipare alla politica, non essere passivo alla politica. Un vaffanculo a qualche politica in particolare? Io non metto questa frase vaffanculo, direi più qui come vittoria, non vaffanculo. Ragazzi, perché oggi al V-Day? Perché è giusto manifestare per quello in cui si crede e per non essere d'accordo con tutti questi ladri e questi mezzi criminali che hanno preso il governo. Come sta andando l'iniziativa? Come sta andando l'iniziativa? Sta molto bene, ma ho fatto tante firme, pochi minuti. Perché oggi qui in piazza al V-Day? Perché per apporre una bella firma. Perché vogliamo essere protagonisti. Perché vogliamo cambiare le cose. Vogliamo essere protagonisti. Perché non vogliamo. Sì, ma soprattutto perché vogliamo veramente cambiare qualcosa. Che cambi qualcosa. Dare una svolta. Ragazzi, perché oggi al V-Day? Perché proprio siamo rotti, proprio rotti. Camarata, va, fa, cu, lo. Va, fa, cu, lo.